Salve a tutti. La te aveva parlato precedentemente che la tefilà è la teshuva suprema, e la teshuva suprema richiede una prefazione della teshuva inferiore. La teshuva inferiore è con amarezza, mentre la teshuva suprema è con gioia. E non è facile passare un istante dall'altro, dall'amarezza alla gioia. Allora la te aveva detto: fai l'amarezza a mezzanotte e dopo il mattino fai la preghiera, fai con gioia. Però adesso Terebbe dice: in realtà, se uno vuole veramente contenere nel suo cuore la sottomissione a Dio, sarebbe a dire a teshuva inferiore, e contenere nel suo cuore anche la gioia, che è la teshuva superiore, tutte e due assieme, è possibile, come abbiamo già spiegato precedentemente nel capitolo 34, che uno può essere amareggiato e gioioso allo stesso tempo. Perché? Perché questa contrazione che c'è nel cuore, che il cuore è contrito e amareggiato, e la gioia sono per due motivi diversi, per due cause diverse. E dunque è possibile, perché uno è amareggiato per via della sua anima animale, del suo corpo che l'ha fatto peccare, eccetera, e uno è in gioia per via di cosa? Per via della sua anima divina. Dunque sono due cose diverse. Questa cosa qui ti porta gioia, quella cosa lì ti porta amarezza. E come è scritto nello Sacro Zohar: Chedvat ki abelibai misitra da chulu. Rabbi Elazar, il figlio di Rabbi Shimon Bar Yochai, una volta, dopo che suo padre gli ha spiegato dei segreti profondi, secondo la Kabbalah, sulla distruzione del santuario, allora lui ha detto: gioia da questa parte del cuore, per via di questi nuovi segreti, nuovi insegnamenti di Torah che ho capito. Tristezza dall'altra parte del cuore, perché adesso ho capito quanto è importante il santuario e come è grave la distruzione del santuario. Allora è bellissimo comprendere questo ragionamento di Torah, eccetera, e dunque mi porta gioia, però mi fa anche capire l'enormità della distruzione, della mancanza del santuario, e dunque mi porta tristezza. E dunque una cosa che ti porta sia gioia che tristezza. Oppure può darsi uno è mancato un suo parente, ha ricevuto un'eredità e dunque è triste perché una persona è mancata, ma è contento perché ha ricevuto l'eredità. E dunque, se uno aggiunge a questo concetto la fede e la sicurezza di essere sicuri, con cuore tranquillo in Dio, che Dio desidera il bene, e Dio è misericordioso e pietoso e abbonda in perdono, e appena tu chiedi a Dio di scusarti, di perdonarti, subito ti perdona. Come è scritto: come con la tua grande misericordia cancella i miei peccati. Continua il versetto: lavami, purificami, tutti i miei peccati cancella. E questo viene fatto senza alcun dubbio, neanche un'ombra di dubbio. In tutto il mondo non c'è un'ombra di dubbio. E come noi recitiamo ogni giorno nella Tefilah di Shmona Esre, la preghiera di 18 benedizioni, appena noi chiediamo a Dio: perdonaci Dio, e poi dopo concludiamo la benedizione dicendo: benedetto tu Dio il misericordioso che abbonda nel perdono. Noi sappiamo che se ci fosse un dubbio se Dio ci perdona o no, non si potrebbe fare benedizione, perché sarebbe una benedizione in vano.
Non si può pronunciare il nome di Dio in vano. Dunque, ovviamente, non c'è qui nessun dubbio. Siccome abbiamo chiesto a Dio di perdonarci, sicuramente Dio ci perdona. E anche la benedizione successiva, noi diciamo, benedetto di tu Dio che redime Israele. Anche quello sicuramente Dio ci redime. Soltanto che noi poi, finita la benedizione, torniamo a peccare. Allora causiamo di trattenere la redenzione. Non solo Dio, ma anche la legge ebraica impone a una persona che è stata offesa di perdonare. E quando uno ti ha offeso, ti ha fatto un danno anche molto grave, ma appena ti chiede perdono, sei obbligato a perdonarlo. È vietato essere crudele e dire non ti perdono. Pure se uno ti taglia il braccio, chas v'shalom, e poi viene a chiedere scusa, sei obbligato a perdonarlo. Come c'è scritto nel Talmud, alla fine dell'ottavo capitolo di Bava Kama, e se lui ti ha chiesto perdono 3 volte e tu non l'hai perdonato, basta, lui non deve più chiederti perdono, ha fatto il suo dovere. E i Givonim erano un popolo che abitavano in Israele. E Re Shaul ha fatto a loro un torto. David Melech ha chiesto, Re Davide ha chiesto a loro, ai Givonim, di perdonare Re Shaul. Però loro non volevano perdonare, loro volevano vendicarsi. Allora Re Davide ha fatto un decreto che loro non potranno mai convertirsi e diventare ebrei. Perché non possono fare parte del popolo ebraico, perché il popolo ebraico sono misericordiosi. Questi sono crudeli, non vogliono perdonare. Re Davide ha decretato che non possono mai convertirsi. Come è scritto nel Talmud, alla fine dell'ottavo capitolo di Ebamot. E se questo è quello che Dio ci chiede a ogni singolo ebreo, a ogni uomo, ancora di più Dio stesso, che Lui perdona ad infinitum, anche se uno ripete questo peccato tante volte. Shalom a tutti.